Lo spaventoso castello di Boo, nella quinta parte di Mario Party 9. Potrei restare a guardare queste mini stelle per sempre. Non ti arrabbiare, papà, ma... Vabbè, siamo in tre. Oh, adesso. Hanno inventato entrambi i miei scagnozzi! Allora, ritorniamo con Kamek. Vediamo quanta fortuna avrà rispetto a quella che ha avuto nello sentiero di Todd. Ora si dirigono al tabellone del tenebroso castello. Vanno fermati prima che recuperino altre mini stelle. Tabellone del tenebroso castello, dici? Quello infestato dai fantasmi e per di più arredato malissimo? Oh sì, lo spaventoso castello di Boo. La solita risata malefica. I miei agghiaccianti scagnozzi insegneranno loro cos'è la vera paura. Soprattutto Luigi, eh. Infatti Re Boo è proprio un esempio di scagnozzo che può insegnare soprattutto a Luigi cos'è la paura. Tartosso, Re Boo, ascoltatemi. Che duo da brivido. L'hai detto. Tartosso, Re Boo, terrorizzatemi. Vedremo. Ok. Luigi, Kamek e Peach sono giunti al tabellone del castello. Che atmosfera agghiacciante in questo castello. È agghiacciante, già. Ma scommetto che qui in giro ci sono un sacco di mini stelle. Questo tabellone è piuttosto tenebroso, vero? Fate attenzione mentre cercate di recuperare le mini stelle. Per recuperare le mini stelle dovete sconfiggere i Bowser, sì. Credo che questo posto sia infestato. Siete proprio sicuri di voler andare lì dentro? Considero come un sì, infatti. Bene così, senza paura, nemmeno di fantasmi, Luigi? Quasi quasi. Non ha neanche con sé il Poltergeist 5000, eh. Chi ottiene il maggior numero di mini stelle diventerà superstar. Buona fortuna. Kamek giocherà per Bowser, sì, vabbè. Comunque direi, questo castello sarebbe stato perfetto da inserirlo in Luigi's Mansion, sia uno che o uno o due. Nello spaventoso castello di Boo dovrete raccogliere le mini stelle in giro per il castello. Quando passate di fronte a un ritratto di Boo, un Boo sbucherà fuori dal quadro e vi inseguirà. Ecco, è un quadro posseduto in pratica. Il capogruppo che viene catturato dal Boo perderà la metà delle sue mini stelle. In pratica è come una bomba, solo che non ha un conto alla rovescia. Niente paura, anche se si viene catturati ci sono un sacco di mini stelle sparse in giro per il castello. Ecco. Occhio però, a guardia delle mini stelle oltre la porta di Bowser c'è uno dei suoi scagnozzi. E non è tutto, ovviamente. Comunque il modo per arrivare al boss finale, cioè Re Boo, proprio mi sta proprio sul cazzo, veramente. Un altro scagnozzo di Bowser si trova in quel forte a fare la guardia alle mini stelle. Soprattutto se giocato al primo tentativo, il modo per arrivare al castello, al forte di Bowser, cioè al Re Boo. Bene, per una volta inizio primo. L'ordine è deciso. Sì, comincia Luigi, poi dalle capogruppo, il secondo turno tocca a Peach e a Kamek il terzo turno. Già questo può essere una bella cosa perché a meno che se io faccio un numero piccolo da non arrivare alle prime mini stelle, ma Peach ci riesce. Ok, Luigi è pronto. Tocca a te, capogruppo Luigi, vediamo se riesci a prendere le prime mini stelle. Ottieni un numero pari superiore a 5 per raccogliere le prime mini stelle, cosa che sicuramente non otterrò. Infatti, beh, almeno ci va Peach, già va bene questa cosa. Ok, becca pure lo scatto. Comunque, vediamo come andrà. Ovviamente non devo far vincere Kamek, ma Peach può anche vincere. Ok, adesso si entra nel castello.
Se Kamek farà più di due. Ok. Ecco, si accendono gli occhi di Boo. Ecco qua, ora cominciano le cose difficili. Il Boo si muove di tre spazi ogni turno. Ricordate, chi si fa prendere dal Boo perde la metà delle prove ministelle. Infatti. Comunque voi potete capire fino a quale spazio arriva semplicemente controllando il segno di Boo che ci sarà a ogni spazio. C'è un Boo proprio dietro di te, ti prenderà se non ottieni almeno 3. E se no, se non ottengo almeno 3, a cosa serve? Può anche colpirvi, tanto non ho nessuna ministella. 5. Cos'è? Rimescola. Ordine dei turni si rimescola. Dai, non Kamek, che sono 5 le ministelle. Ok, Peach. Ora sarà prima il turno di Peach, poi di Luigi e infine di Kamek. A te, Peach. Quindi solo io e Peach ci scambiamo i turni, Kamek no. Ok. Ok, un minigioco. Finalmente. Ok, il secondo sempre 3, eh. Si salvi di pombo, dovrei già avervelo fatto vedere quando avevo provato un Ogo Iginim, mi sembra. Quindi iniziamo subito, senza che stia rileggendo le regole e i comandi. A differenza dell'Ogo Iginim, qui invece non devo farmi schiacciare. Basta controllare quale Twomp si sveglia. Dovrei spingere Kamek verso il Twomp che si sveglia, anche se so che risulterà impossibile perché il livello di Kamek è leggermente... Ok. Stavo pensando che il livello di Kamek è leggermente un po' più alto di quello di Peach. Ma fortunatamente è stato colpito prima lui. Quindi sono sempre secondo per adesso. Turno di Luigi. Buio in avvicinamento. Ahi. Se faccio indietro pure, peggio ancora, ok. Ora quando si arriva al bivio è un bivio un po' particolare. Ehi, c'è un'assenza illuminata. Sembra che ci sia così tanta luce che Buio non possa entrare. Allora io in pratica andrò davanti, perché se vado sopra non solo Kamek può prendere le 5 ministelle, ma se capito nel minigioco Bowser Jr. capiterò sicuramente con Kamek, quindi meglio andare avanti, va. Dicevo, infatti in queste sono due stanze diverse, perché in quella stanza illuminata, come detto appunto nel testo, non possono passarci Boo appunto perché c'è luce. E dato che i fantasmi non sopportano la luce. Allora, adesso più avanti dovrebbero esserci 10 ministelle oltre le scale in discesa. Ah no, prima della porta di uscita. 5. Sì, ma ci capita sempre Peach. Ora, se Peach fa un numero alto, caspita, sta avendo molta fortuna. Che cavolo, proprio quella, eh. Adesso se ne avvicina un altro di Boo. Avere 3 Boo dietro di noi, proprio. Allora, fai 3 o meno. 3. Mo vai indietro pure. Aia, Peach. 4. Ci capita pure. Oh cavolo, no, non è detto. Peach. Ora sarà prima il turno di Peach. In pratica non è cambiato niente.
Peach, mi dispiace. Posso essere attaccato, sì? Allora, se fa almeno meno di 5. 4. No, non di 9 indietro, che cavolo, no! A sto punto le sta becca tutte Peach. 3. Dado. Mi sa che la beccano tutti e tre. Tutti e due i Boo. E che serve? Sì, la beccano tutti e due. Ai. Ho parlato forse troppo. Cinque mini stelle. Da 11 sei passata a 1. Allora, assolutamente sì. O questo o niente. Allora, inoltre, se usciamo dal castello non possono uscire i Boo. Quindi gira la ruota. Ahi. Prendi un dado all'avversario, però mi sa che c'è questa copia di un dado speciale. Mi starebbe meglio il dado 01 di Kamek. Così se mi trovo proprio di fronte a delle antistelle. Ok, Kamek, fai uno. Lascia delle mini stelle a Peach. Ah, spazio verde, stavo tipo credendo che fosse che arrivasse a riavvolgi allo spazio riavvolgi. Ok, ovviamente non ci capito io come capogruppo. Siete stati bravi ad arrivare fin qui, ma non vi servirà a nulla. Non sconfiggerete il guardiano di questo forte. Tartosso, falli scappare con la coda fra le gambe. Ma sembra che abbia perso, che abbia impiegato meno tempo rispetto agli altri due tabelloni per arrivare al primo boss. Infatti sono quasi 13 minuti. Le carte di Tartosso. Osserva bene le carte e, una volta coperte, scegliene una raffigurante l'immagine della piattaforma su cui si trova Tartosso. Punta il telecomando qui verso lo schermo, sposta il puntatore su una carta e premia per confermare. Pratica è un gioco di memoria, diciamo. Basta che memorizziate le carte. Io non è che c'ho una memoria proprio di ferro, diciamo, Ok. Vabbè, il primo turno è facile, ovviamente. Guarda, io penso che Kamek sceglierà sempre la carta giusta. Quindi ci sono molte probabilità che anche lui possa ottenere il colpo di grazia. Era questo, mi ricordo. Questa volta pure Peach si è azzeccato. Bene, già gli togliamo metà vita. Comunque, quando sta incazzato la cosa non diventa molto complessa. Si aggiunge solo una piattaforma e poi sposta delle carte. Spero sia questa. Ok. In più, se prendete una carta con l'icona di Tartosso potete perdere un punto. Allora, calma. Questa. Notato bene lo scambio. Ah, stavolta manco Kamek ci ha azzeccato. Ormai chi ci ha perso? Era pure il capogruppo. Ok. Questa. Bene. Colpo di grazia a tutti e tre.
Bene. Per adesso solo in un boss non sono arrivato primo. Comunque, avendo ottenuto una sola stella, il bonus è solo di un'altra superstella e basta. È ancora superstella, un'altra mini stella e basta. Ok. Complimenti. Ottimo lavoro, Luigi. Siete riusciti a recuperare le mini stelle. E ora tutti alla volta della porta di Bowser. E non dimenticate di raccogliere tutte le mini stelle che potete. Per adesso sembra che stia andando bene, eh. Vediamo poi alla prossima parte, ovvero la seconda parte del castello, dello spaventoso castello di Boo, me la abbia fortuna. Ok. Siamo alla cima del castello. Quasi verso la cima. Ok. Tocca a me. E ovviamente fermo la parte. Cerca di finire su uno spazio dato per ottenere un dato speciale. Ecco, lì c'è un'altra stanza illuminata. Va bene, io... Detto questo... Beh, non è durata neanche tanto questa parte. Questa prima parte dedicata allo spaventoso castello di Boo, eh. Infatti è durato solo 16 minuti. Quindi io vi saluto e ci vediamo alla prossima parte di Mario Party 9.